Ciao ragazzi, oggi siamo a pescare, ci troviamo sul braccio degli Argonauti in condizioni non adatte per lo spinning. Ho scelto queste condizioni proprio per parlarvi, anzi per dimostrarvi quando possa essere efficace il flash boost dell'Igen 66F. Questa è un'esca che pesa soli 5,5 grammi, è un popper, ma si può recuperare tranquillamente o come popper o come VTD, direi un'esca ibrida. La cosa bella che è molto catturante, è stata la prima volta e vi faccio vedere com'è andata. Io ci stiamo dirigendo sullo spot, pescheremo con la nuova canna Stradic, precisamente la 68 ml, è molto bella, non vedo l'ora di pescarci. Ho visto il mare e oggi voglio provare a pescare in top water con piccole esche, e sarà la prima volta che provo il Legion 66 floating flash. Sto notando che la particolarità di quest'esca, che ogni tanto compie delle svirgolate irregolari che può piacere ai predatori, e non mi dispiace, quindi utilizzerò questo tipo di recupero gercato in maniera elettrica, oserei dire, e vediamo se mi dà risultati. Ora ci spostiamo lungo questa barriera, no barriera, questa scogliera artificiale, sto braccio di porta, chiamatelo come vi pare, per capire dove possiamo trovare dei pesci in caccia. Mi verrebbe da pensare qui perché c'è più movimento. Dai, cambiamo angolazione. Dietro quella pietra sto avendo attacchi di spigole. Rallentiamo il recupero. Eccola! Eccola! Bella spigola sul Legion 66, ragazzi, funziona. Ora dalle pietre è un po' difficoltoso slamare e liberare questa spigola. Eccola! Questa è più bella. Questa è più bella, però fammi alzare da qua. E comunque è pericoloso. Eccola, una bella spigola. Ok, dopo aver liberato l'altra spigola, continuiamo la nostra pescata, fino ad ora divertentissima, perché pochi lanci, già due spigole a top water. È tanta roba, eh?
Eccola, spigola Ligand 66. Che so, cavedani. Torna a casa. Continuiamo, raga, giornata divertentissima. L'esca devastante. Cioè... comunque le spigole sono attirate in una maniera imbarazzante da quest'esca. Imbarazzante. Eccola. Ligand 66. Quante volte l'ho detto? Non lo nomino più. Cioè, per prendere le spigole prendi un Ligand, lo monti, lo lanci anche un po' male e poi prendi la spigola. Guardate, eccola. È sempre una spigola, è piccola. Ma rilascia, ah cavolo, è entrata in acqua comunque, meno male. Allora ragazzi, mo ci siamo divertiti tantissimo. A top water, però è arrivato il momento di levare il Ligand 66, grandesca, e l'abbiamo vista, e mettere un'altra eschettina devastante per le spigole. Sto aumentando poco a poco il morrondoso anche per provare dentro. Mettiamo lo Zumberno 95 suspending. Ligand, sei stato bravissimo, prima pescata sei stato davvero formidabile, ma ora è tempo di mettere il nostro amatissimo Zumberno. E voglio dimostrarvi anche una cosa, raga, le esche Shimano hanno la tecnologia Flash Boost, questo gli permette di far aumentare la rifrazione della luce sull'esca. Lo sto lanciando in una condizione di acqua cristallina, quindi è il momento più sbagliato per pescare a spinning, e voglio dimostrarvi che comunque queste esche dotate di flash boost riescono a catturare. Cioè, non siamo in riserve particolari, siamo nel porto degli Argonauti di Marconia, uno dei posti più sputtanati della Basilicata. Voglio farvi vedere, eccolo, come con l'acqua cristallina lo Zumberno prende tranquillamente, raga, ed è anche una spigoletta, neanche a dirlo, neanche a dirlo. Questo è il flash boost, questa è la prova di quanto questa tecnologia è effettivamente utile. Guardate l'acqua quando è limpida, quella è una spigola che va, purtroppo l'ho maltrattata. Questo è lo Zumberno 95. Allora raga, io rientro, ho catturato un sacco di spigole, volevo farvi vedere queste due schette in questo ambiente. Se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, mi raccomando iscrivetevi al canale, per voi basta un click, ma a me mi fareste un gran favore, così che io possa essere sempre più invogliato a provare esche diverse, spot diversi e così via. Noi ci vediamo al prossimo, alla prossima pescata. Un saluto a tutti, buona giornata.